Allora, mister, i playoff sono ancora lontani, però quella di domani dà la sensazione di essere già una partita che è quasi uno spareggio. Noi abbiamo una certezza, se facciamo 4 punti in queste 2 partite apriamo playoff per noi e per tutti. Quindi poi come si deve tirare a casa questi 4 punti, a me mi sta bene in qualsiasi modo, basterebbe portarli a casa, quindi è una partita determinante da questo punto di vista, deve essere una di queste, delle 2 partite ci consentono di fare questi 4 punti. Ormai possiamo dire che l'Empoli ci ha quasi abituato, però giocare ancora un giorno dopo ad una diretta concorrente, insomma, non è proprio il massimo. L'ennesimo capitolo strano di questo calendario che quest'anno ha fatto un po' discutere. Allora, per quanto riguarda noi è sicuramente una difficoltà perché qualsiasi sia il risultato di stasera ci mette pressione. Per quanto riguarda lo sport penso sia un insulto fare una partita e poi fra l'altro può essere determinante sia per i play-off, può essere determinante per le squadre che sono in lotta per la salvezza, perché se Sassuolo stasera all'11 ha vinto il campionato penso che la partita del Lanciano diventi secondaria nei pensieri di Sassuolo. Quindi mi sembra, te l'ho detto, contro ogni logica dello sport, quello che è stato fatto, perché non ha nessuna logica mettere come anticipo questo tipo di partita, è contro tutte le leggi dello sport. Parlando di Empoli Cittadella, che gara si aspetta? Insomma, loro non sono ancora salvi, quindi anche a livello di motivazioni sarà una partita vera per Purtroppo il Cittadella un quarto d'ora alla fine, nell'ultima partita era salvo matematicamente, nell'ultimo quarto d'ora si è compiato la vita. Squadra che tutti gli anni parte per la salvezza, quindi squadra abituata a giocare a questo tipo di partita, e mi aspetto una partita difficile, perché fra l'altro tra le squadre che sono ancora in lotta per la salvezza, questa è sicuramente la più forte. Quindi è chiaro che per noi si prospetta una partita difficile. In questo momento della stagione di dover affrontare questo tipo di partite, per il nostro obiettivo è quello, tirare a casa questi 4 punti e tenere aperti i playoff a tutti i costi. Poi la partita di domani sia difficile, la partita di Verona sia difficile, si sa tutti benissimo, però a questo punto è inutile stare a pensare alle difficoltà delle partite, è inutile stare a pensare ai risultati delle altre squadre che non ci interessano nella maniera più assoluta, perché noi sappiamo che facendo 4 punti gli altri possono fare che risultati vogliono, noi i playoff li teniamo aperti. Mister, pensando un po' anche alla partita dell'andata, ti aspetti un Cittadella chiuso, insomma, una partita che l'Empoli potrebbe anche temere sulla carta, o comunque sono quelle partite che l'Empoli ha dimostrato di soffrire di più. Non so che tipo di atteggiamento preparerà il loro, non so quanto un punto possa fargli comodo, questo dipenderà tutto dai risultati che vengono dagli altri campi, quindi ci si può aspettare un atteggiamento di questo tipo, ma ci si può aspettare una squadra che accetta la partita cercando di fare 3 punti, questo dipende dai calcoli che avranno fatto loro sulle possibilità di salvezza, che tra l'altro sono ancora molto ampie, anzi penso sia una squadra quasi, quasi in salvo, però ovviamente dipende da quello che pensano loro. Io sulla difficoltà della partita mi ci soffermerei anche poco, è chiaro, è una partita difficile, è altrettanto chiaro che noi ormai da 31 partite stiamo tirando e quindi ci sembrerebbe, oltre a farci dispiacere, ci sembrerebbe anche fortemente ingiusto se i playoff dovessero saltare a questo punto. Quindi è il momento in cui bisogna andare oltre ogni difficoltà. Senti, mister, la squadra come l'hai vista? Hai dovuto lavorare molto dal punto di vista mentale, oppure li vedi già concentrati su quello che stai dicendo, cioè non pensare agli avversari, considerare che con 4 punti si va ai playoff, come li vedi Ma ragazzi? io te l'ho detto, penso che loro siano su questa lunghezza d'onda, da quello che ho visto nell'ultimo ritiro quando c'era la partita di Verona in diretta, penso siano su questa lunghezza d'onda. Li ho visti che la partita di Vicenza l'hanno preparata spendendo tante energie mentali e sono usciti stanchi, mentalmente proprio, non fisicamente. Hanno fatto fatica un paio di giorni, però da un paio di giorni li vedo proiettati su questa partita. Sono
sono abbastanza sereni e questo è l'aspetto secondo me più importante, perché questa squadra ha sempre fatto bene con la testa libera e quindi spero che rimangano sereni fino al fischio d'inizio di domani. Sai che ti ha fatto sorridere la designazione di Mariani? Ma non mi ha fatto sorridere, mi mette a forte rischio. Purtroppo Mariani sta andando, sì, probabilmente ci avrò delle responsabilità io. Sulla partita di Sassuolo ho dei dubbi, avete delle responsabilità, però e andavo sì, se mi devi buttare fuori speriamo di buttare fuori il primo e basta, e poi la conduzione della gara sia di buon livello. Senti, tornando un attimo alla gara di stasera, che comunque seguirete perché è fondamentale e importante. No, è già stato telefonato all'albergo di non guardare, di levare Sky, non seguirà nessuno. Vabbè, ci sono tablet, cellulare, c'è modo per vederla, c'è. Comunque, a parte questo. Vedranno il secondo tempo perché mentre si mangia nessuno. Certo, certo. Però domani, se dovesse andare in una certa maniera, vincendo potrebbe arrivare. Sì, ma torni sempre lì. Se partiva una premessa e poi ha detto che ho detto io prima, quindi. No, il resto non ci interessa. No, poi tu parlavi di queste pressioni giocando il giorno dopo, potrebbe essere invece una carica in più che non una pressione. È sempre una pressione, perché se vedi il risultato ti apre delle possibilità, ti può dare motivazioni, ma ti mette sempre una pressione. Io ritengo che questa sia un'anomalia forte. No, assolutamente, non abbiamo anche noi detto che non è giusto. Ma penso che non faccia un tento nessuno, e non faccia un tento neanche il Livorno, neanche il Brescia, perché anche loro saranno a disagio a giocare prima di tutti, quindi penso sia un'anomalia e penso che la Lega ci porrà un rimedio, perché è un'anomalia talmente troppo evidente che penso ci sarà messo rimedio nei prossimi anni. Senti, una curiosità, tu eventualmente, ora arriviamoci a questi playoff, però tra Livorno e Verona chi speri di avere o non avere dentro alle 4? Ma guarda, non mi interessa più di tanto, perché Livorno e Verona sono due squadre a playoff, possono essere a rischio, chiaramente sono a rischio relativamente perché poi la forza delle squadre è notevole dal punto di vista tecnico. Possono essere a rischio nel senso che hanno avuto la Serie A in mano tutto l'anno e possono arrivare a playoff da delusi, mentre le altre squadre ci possono arrivare a un pizzico di entusiasmo in più. Poi sono due squadre forti e possono ovviare anche a questo tipo di problematica, però questo è un discorso che noi non abbiamo mai nemmeno affrontato, qualcosa a cui neanche abbiamo pensato, perché l'importante sarebbe che playoff ci siano, perché noi ci siamo dentro matematicamente, se ci fossero, e quindi ci interessa solo e esclusivamente quello. Tonelli come stai? Ieri abbiamo visto avuto qualche problema, oggi si è allenato, quindi insomma... Tonelli dovrebbe essere a posto, il problema era abbastanza relativo, una piccola infiammazione al rotule del ginocchio, ma niente di preoccupante, per cui dovrebbe essere in partita quasi sicuramente. I Coralli, visto, è un giocatore che in questo momento può tornare utile come alternativa, insomma, se ti hanno parlato domani. Sai, io mi fa sempre la stessa domanda, se la risposta era sì, l'avrei fatto giocare di più. È chiaro, le scelte, la risposta a questa domanda è insita nelle scelte che faccio settimana per settimana. Ma Carone sta bene, visto? Sì, sta abbastanza bene. Ha questo piccolo problema all'adduttore che gli ha condizionato un po' l'inizio della settimana, perché chiaramente uscivo un adduttore un po' affaticato dalla partita di Vicenza, però il problema era abbastanza marginale, quindi è andato in risoluzione durante la settimana. Gli è costato un paio di allenamenti, spero un paio di allenamenti o tre in questo momento della stagione non siano determinanti, visto oggi abbiamo fatto il conto e abbiamo fatto il 311° allenamento dell'anno, quindi penso che due o tre allenamenti a questo punto non siano determinanti. Perché in questo momento, umanamente, professionalmente, come lo stai vivendo? Perché so, non sbagliamo nel dire che è il momento più alto anche della tua carriera? Sì, sai. Mi dette soddisfazione anche vincere il Milan, sinceramente. Sì, certo. Perché a Renzo facevamo un periodo straordinario,
nello stesso periodo ha pareggiato a Torino con la Juventus, abbiamo pareggiato a Napoli, abbiamo vinto in Milan un quarto di finale, una semifinale di Coppa Italia, non mi ricordo se quarto di finale. Quindi è un momento di grandissime soddisfazioni, però è chiaro, poi se si parla di un campionato intero è chiaro che ti segna in maniera più importante, perché si sta parlando di un periodo di lavoro di 10 mesi. La vivo come ragazzi, la vivo abbastanza sereno, per quanto può essere sereno un allenatore di fronte a questo tipo di partite. È chiaro, è un minimo di tensione c'è, però penso può aver imparato nel corso degli anni a gestirla parecchio meglio rispetto a qualche anno fa, quindi riesca ad arrivare alle partite con meno stress rispetto a prima e spendendo anche molte meno energie nervose rispetto a prima.